Con l'inaugurazione di Casa Sanremo presso il Palafiori ha preso ufficialmente il via la settimana festivaliera. Madrina dell'evento Elisa Isoardi, che ha eseguito il tradizionale taglio del nastro e poi quello della torta. Quest'anno Casa Sanremo si svolgerà fino a sabato 10 febbraio. Per la casa trovarsi nella location del Palafiori significa essere situata esattamente in centro, a pochi passi dal Teatro Ariston e accanto alla sala radio e TV private Lucio Dalla, allestita all'ultimo piano dell'edificio. Per l'11° anno consecutivo, quindi, Casa Sanremo costituisce un punto di riferimento degli appuntamenti collaterali alla kermesse canora. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Alberto Biancheri e Gianni Berrino, assessore alla promozione turistica e marketing territoriale della Regione Liguria. Tra i numerosi eventi, il 6 febbraio si festeggerà il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, alla presenza di Alfonso Pecoraro Scagno, presidente della Fondazione Univerde. E poi anche la campagna educativa itinerante Una vita da social, a cura della Polizia Postale delle comunicazioni sui temi per i ragazzi dei social e del cyberbullismo. A seguire ieri sera, sempre per l'apertura della settimana dedicata alla Kermesse Canora, i presentatori Claudio Baglioni, Michel Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno presenziato al Roof Garden del Casinò per i saluti alla stampa al galà organizzato dalla RAI. Un brindisi quindi voluto dalla sempre più brillante Michelle Hunziker. Allora, buonasera a tutti. Abbiamo sentito che qua è partito proprio già la musica e facciamo un brindisi. Non c'è un po' di champagne che facciamo un brindisi?